Io ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. Io ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Questo nuovo video, scusatemi se ieri non ho messo video, ma è estate, non sto riuscendo a caricarli sempre. Voglio fare oggi una canzone per esibitarmi la chitarra, famosissima davvero, di uno degli artisti, l'artista rock d'eccezione d'Italia. Sto parlando del grande Vasco Rossi. Stiamo parlando della canzone Senza Parole, quindi una delle sue hit spaziali che ha fatto. Prima di iniziare il video vi dico che è molto difficile questa canzone perché ha molti accordi. Non è delle più difficili, ma insomma, contiene molti cambi di accordi e anche un cambio di tonalità nel ritornello. Andiamo subito a vedere questi accordi. Allora, praticamente, questa, iniziamo dalla strofa. Questa canzone si suddivide in strofa e ritornello, ok? Incominciamo dalla strofa. La strofa, incominciamo dai primi quattro accordi, ok? Che sono questi: La maggiore, Do diesis minore, che potremmo semplificare. Fa diesis minore, che purtroppo non semplifichiamo, e il Re maggiore, ok? Incominciamo ad andare a vedere questi accordi. Abbiamo La maggiore, mettiamo il terzo dito sul secondo tasto della seconda corda, secondo dito sul secondo tasto della terza corda e primo dito sul secondo tasto della quarta corda, ok? Suoniamo dalla quinta corda in giù. Poi Do diesis minore, andiamo sul quarto tasto a fare il barré. Ma se voi non riuscite a farlo, mettete il primo dito sul quarto tasto della prima corda e suonate solo quelle quattro corde. L'effetto verrà pressoché uguale, però senza il basso, ok? Poi andiamo sul Fa diesis minore. Questa è la tonalità originale, quindi mi dispiace se non riuscite a fare il Fa diesis minore. Dovete mettere il barré sul secondo tasto e mettere rispettivamente il terzo dito sul quarto tasto della quinta corda e il quarto dito sul quarto tasto della quarta corda, ok? Per poi passare al Re maggiore, ok? Cioè secondo dito sul secondo tasto della prima corda, terzo dito sul terzo tasto della seconda corda e primo dito sul secondo tasto della terza corda, dalla quarta corda in giù. Quindi ho guardato dentro una bugia con il tono di voce abbastanza basso, ok? Ho capito che è una malattia e alla fine con un alternare di La maggiore e Mi maggiore. Guardate cosa intendo, finiamo la strofa, ok? Quindi io ho cercato di convincermi Mi maggiore che tu non ce l'hai e ancora La maggiore e Mi maggiore, ok? Per poi la ripetiamo per tre volte, ok, questa strofa, per poi passare, diciamo, è già il ritornello, ok? Adesso poi vi dico com'è. Comunque finiamo con un alternare di La maggiore, Mi maggiore e poi sarà l'accordo che ci porterà al ritornello, ok? Andiamo intanto a vedere Mi maggiore. Primo dito sul primo tasto della terza corda. Terzo dito sul secondo tasto della quarta corda. Secondo dito sul secondo tasto della quinta corda, ok? Quindi, ho guardato di convincermi che tu non ce l'hai, ok? Sempre i primi quattro accordi che abbiamo fatto nella strofa, poi vi dico come cambiarli. Io ho guardato la televisione, che qua urlano, e mi è stata l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Da questi quattro accordi cambia e finiamo con tre accordi, cioè Re minore, La maggiore e Mi maggiore. Vediamo cosa intendo. Abbiamo fatto Re maggiore, ok?
che tu mi rubi l'amore, re minore. Ma poi ho camminato tanto fuori, la maggiore, e c'era un gran rumore, mi maggiore, che non ho più pensato a tutte queste cose. Da qua passiamo al vero e proprio ritornello, ok? Quindi intanto andiamo a vedere il re minore, che è l'accordo che comunque non vi ho spiegato. Che è questo, mettiamo il primo dito sul primo tasto della prima corda, quarto dito sul secondo tasto della seconda corda, secondo dito sul secondo tasto della terza corda, ok? Ovviamente questa canzone è piena di accordi, quindi dovrete segnarveli, dovrete un po' leggere il testo e tutte queste cose qua, ok? Quindi, riproviamo. Io ho guardato la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Da qua gli ultimi tre accordi, re minore, la maggiore ma, e mi maggiore. Ma poi ho camminato tanto fuori che c'era un gran rumore e non ho più pensato a tutte queste cose. Qua inizia il ritornello e faremo la parte del che fa la scaletta, quindi e da qua inizia il vero ritornello proprio, ok? Quindi come avete visto cambia accordi, passiamo su un do, un sol e un fa, che ora vi spiegherò. Gli accordi in questione sono, come ho detto, il do maggiore, che lo formiamo così, cioè primo dito sul primo tasto della seconda corda, secondo dito sul secondo tasto della quarta corda e terzo dito sul terzo tasto della quinta corda. Okay? Poi andiamo sul sol maggiore, quindi quarto dito sul terzo tasto della prima corda, terzo dito sul terzo tasto della sesta corda e il secondo dito sul secondo tasto della quinta corda. Ok? Poi passiamo sul fa maggiore. Ok? Con il barré, ma se voi lo uscite mettete il primo dito sul primo tasto della seconda corda e lo fate facilitato, ok? E suonate queste corde. Se riuscite suonatelo col pollice sopra il fa, ok? Quindi in ordine è do, sol e fa, ok? Quindi la 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 sol, la 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 fa, arpeggiate e ritornate sul sol, ok? Per poi passare al ritornello. E il ritornello sono sempre abbastanza qui nel giro di accordi come per la strofa prima, ok? Però stavolta inizia dal sol, incominciamo. Io ho guardato dentro l'emozione e ci ho visto dentro tanto amore, ho capito perché non si comanda il cuore. Cominciamo ad analizzare questa parte. Come avete visto gli accordi sono do maggiore, ok? Sol maggiore, maggiore, e finiamo con il cuore, do maggiore e sol maggiore, ok? Finiamo con un e va bene così, sol senza parole e di nuovo sol, ok? Quindi e va bene così senza parole lo finiamo con fa maggiore, ok? Sol maggiore e finiamo con un do e un sol senza parole. Poi ricominciare. Io ho guardato la televisione, tremendo tempo l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho combinato tanto e fuori c'era un gran rumore che non ho più pensato a tutte queste cose. Guardate ragazzi, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Di cosa ne pensate? Scrivetemi un commento qui sotto, lasciate un mi piace, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo storia.